Inovasi Director continue building his legacy at the 24 Hours Le Mans 2024. Seven-time MotoGP World Champion Valentino Rossi has been treated like a rockstar by fans of the 24 Hours of Le Mans. After a 20 more years career in the most prestigious moto competition, the director is realizing his lifelong dream of the competing in the FIA World Endurance Championship. Rossi decided to join Team WRT in a new LMGT3 category. The Belgian outfit posted a win in the LMP2 category at the 2021-24 Hours. Rossi, Ahmad Al-Harthy and Maxime Martin have already reached the second step on the podium at the 2024-6 Hours of Imola. And Valentino Rossi has not forgotten Moto. He is at the helm design of the team il casco speciale in the MotoGP retro di Le Mans. Ta-daan! Eccolo. Allora, volevamo richiamare i caschi mitici della 24 ore di Le Mans degli anni 70 e quindi abbiamo fatto questa grafica molto semplice con il mio giallo fluo che gira intorno alla visiera con le due righe che sono molto, molto 24 ore di Le Mans. Poi ci abbiamo aggiunto il sole e la luna e volevamo anche un colore vintage e abbiamo trovato questo azzurro perché in quegli anni tanti piloti avevano queste tute un po' azzurrine, non proprio bianche ma azzurrine, e questo diciamo è quello che ci piaceva di più perché è un po' comunque simile al mio blu, però più vintage, appunto, che dà questo effetto anni 70. Poi abbiamo fatto l'interno giallo fluo questa volta e abbiamo fatto la scritta Valentino Rossi diversa, che questa è proprio la mia calligrafia, quindi l'ho proprio scritta io, Valentino Rossi Le Mans 24 ore. E per continuare sulla stessa linea abbiamo usato i marchi di Aldo e di Davide vecchi, quelli degli anni passati. Poi abbiamo messo naturalmente il 46, la bandiera italiana e via, siamo pronti. Il casco è venuto molto bene, l'effetto è bellissimo e adesso ci manca solo di fare la gara.